Nessuna sorpresa, così il consigliere comunale di minoranza Nicola Botti definisce le possibili defezioni dalla maggioranza di Vallo della Lucania, di Molinaro e Oricchio. Nessuna sorpresa, perché i segnali c'erano già da tempo, ha spiegato nel corso della nostra rassegna stampa. È un film già visto, ricordiamoci il fatto di Pietro Miralti. Ora c'è il discorso dell'assessore Molinaro, ma sin dall'indomani della loro vittoria traspariva un mancato amalgama tra le parti. Se dovesse venire fuori Oricchio è una cosa che io non griderei allo scandalo, perché è una cosa che per quanto mi riguarda è inevitabile, anche perché dico di più, ma una volta che è venuto fuori Miraldi, no? È stato cacciato fuori Miraldi, una volta che si dimette a Tele Molinaro, ma un attimo un esame di coscienza, un esame di coscienza ce lo vogliamo fare, oppure vogliamo stare a tutti i costi attaccati alla sede? Il dispiacere politico in un momento molto delicato come questo qua è quello di vedere una maggioranza che anziché lavorare, operare, costruire, progettare, deve correre da una parte all'altra a dire fermi, non lo fa, e quindi così passa il tempo e Vallo resterà rispetto agli altri paesi, rispetto agli altri comuni indietro. Botti ha denunciato la gestione accentratrice del sindaco Aloia. Molinaro è l'assessore alle politiche sociali e per quanto riguarda il piano di zona non gli fanno sapere nulla. E poi ha criticato le assenze dei membri di maggioranza, sollecitandoli a questo punto a prendere posizione. Chiederò il bilancio, cioè io voglio capire, ogni consigliere deve presentare il bilancio della propria attività, non c'è nessuno, ci sono assessori che non sanno neanche più dov'è la via, dov'è la porta del comune. Allora perché? Allora o perché non condividi più le scelte della maggioranza, e allora oggi è il momento di assumervi la responsabilità di dirlo, perché la gente non può pagare per i vostri errori, non può pagare per le vostre mancanze. Oppure, se non è così, il primo cittadino ha il dovere di richiamarli all'ordine, perché voglio capire dove sono gli assessori alle varie attività, dove sono.